Buongiorno ragazzi e buona Befana! Oggi è il 6 gennaio e stamattina Anastasia si è svegliata prestissimo alla ricerca delle calze. Lei credeva di trovarle sul divano dove aveva lasciato quelle che ha ricevuto ieri sera, ma purtroppo non ce n'erano. Allora si è addormentata, ma secondo me la Befana le ha lasciate, ma non sul divano, perché la Befana non lascia le calze sul divano. Quindi quando si sveglierà le cercheremo insieme molto bene. E voi ragazzi, avete ricevuto le calze dalla Befana? Cosa avete trovato all'interno? Guardate Anastasia che dorme. Si è riaddormentata. Ieri sera ha ricevuto delle calze da degli amici, perché la Befana era già passata a casa loro e sperava di trovarle anche qua stamattina, ma invece non ha trovato nulla e allora si è riaddormentata perché si era svegliata veramente presto. Adesso ragazzi vado a fare un pisolino anch'io, perché stamattina Anastasia mi ha svegliata prestissimo col pensiero appunto delle calze della Befana, ma ieri sera siamo andate a dormire molto tardi e quindi ne approfitto visto che lei si è addormentata e vado a riposare un pochino anch'io. One hour later. Vieni amore, ci siamo svegliate, sono venuta su a fare un riposino con te. Anastasia si è addormentata sul divano, stamattina si è svegliata prestissimo, tipo alle 8, perché aveva il pensiero delle calze. Ma le calze non c'erano. Ora scendiamo, andiamo a vedere se Anastasia riusciamo a svegliarla, perché sono già le 11 quasi e mezza e stavamo ancora dormendo tutti. Andiamo a svegliare Anastasia. Anastasia! Cosa c'è? Anastasia, non sento la Befana. Dove sono, scusa? Ma cosa stai facendo? Ma dove? Non le vedo. Ma sul divano? No. Ma dove sono, Vane? Ma dove lì? Sotto l'albero, sull'albero. Sull'albero. Ma dove? Dai! È vero! Ani! Amore, ti sei addormentata. Veramente mi sono addormentata anch'io. Sono andata su, ho dormito con Vanessa, ci siamo svegliate adesso. Adesso siamo scese, guarda! Amore, sto dormendo, ancora piccolina. Diamo un'occhiata. Quando io dormivo ancora qua giù. Ma infatti, ma non capisco, perché stamattina alle 8 è vero che non c'erano le calze. Però Anastasia, ascoltami un attimo. Le calze noi le cercavamo sul divano. Io te l'avevo detto ieri sera che la Befana le mette sull'albero. Però non mi sembra di averle viste le calze. Ma c'è una stregata sull'albero, guarda là, là. L'ho vista, amore, guarda quante calze. Ma no, certo che noi no, probabilmente hai ragione tu, è passata quando siamo andate a riposare poi stamattina, perché... Tu hai dormito qua, io sono andata su, mi sono addormentata anch'io con Vanessa perché ero stanchissima, sì, ieri sera siamo andate a dormire all'1:30, stamattina alle 8 tu eri già sveglia. E secondo me allora a questo punto, quando noi siamo andati a riposare stamattina, lei è passata. Io ho dormito. E tu dormivi e non hai sentito niente niente, amore. Ma dai, magari ti ha anche salutata, che ne sai? Vogliamo dare un'occhiata a cosa c'è dentro le calze? Perché io devo andare un attimo in pasticceria a fare una commissione. Mi aspettate o diamo un'occhiata adesso? Adesso. Ecco, lo sapevo. Dai. Sei contenta? Che super sorpresa, guarda! Che belle! Chissà cosa c'è in questa calza, vediamo. Wow, mamma mia, i Kinder Bueno! E qui? Canario alla frutta. Alla frutta. No, sì, mamma mia, ma quanti cioccolati ci sono? Ah, ma te sei, ti conosce proprio bene la Befana, te? Il cioccolato al latte. Vuole Gaspi. I baci. Mamma, ma a me niente questa Befana. Mamma. La bambolina. Mamma. Dai, anche la bambolina. Gaspi vuole il cioccolato perché mi ha fatto così. Vuole il cioccolato? E a te la Befana? Finito. E Vanessina invece? Anche tu i bacetti. Ma sì. Sono buonissimi. Dentro hanno anche... il bigliettino, esatto. Vediamo. Anche te il cioccolato. Allora questa Befana ci conosce proprio bene, eh? Sentite, ma poi un pezzettino lo date anche alla mamma di quel cioccolato? Grazie. Gli ovetti Kinder, no! Li mangiamo insieme. Anch'io, sono tre. Uno io, uno Vanessa. Vai, Vane! Cosa c'è ancora qua? Hai visto che qua ce ne sono due appese di Befane? Ancora, che meraviglia, sono bellissime. Ancora cioccolato. E a te ancora caramelle. Te ancora Kinder Bueno. Qua abbiamo la scorta per tutto l'anno, eh. Cos'è? No, le caramelle gommose. Questa mi fa ancora cioccolato. Un altro cioccolato bianco. Così anche magari se la zia
Grazie. Secondo me stasera anche i nonni e la zia porteranno addio! La... Buone. Io anche l'uovo, il mio è un mix. Buone queste caramelle. Mm-mm. Secondo me... Cosa c'è? Io? Un altro vetro. Ma perché lei non... Due bamboline, una per te e una per Vanessa. Io dove... vengo a sorpresa per le principesse. Ah, allora... Ce n'è un'altra, c'è l'ultima, quella con la Befana. Sei contenta, amore? Anche la Befana. Ma sì, ma io te l'avevo detto Anastasia, vedi che sono appese. Certo che c'è anche la Befana. La Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte. Viva viva la Befana con le scarpe rotte. Oh, che saltone! Ci siamo svegliate? Riesci a prenderle? E poi ci sono quelle e quelle. Cosa? No, i cioccolati della Kiki. Mamma mia, ragazzi, abbiamo cioccolata e merende per la scuola per 3 mesi. Dai, che buono. Le vostre merendine preferite. Finito. Boh, basta. Cioccolati. Ancora i cioccolatini? No, sono finiti. Sono finiti? Ah, meno male, perché qua, ragazzi, solo a guardare tutti i dolci che avete ricevuto mi sono ingrassata di 5 kg. Ma quanti dolci ci sono qua? Ma allora? Ma allora diciamo grazie alla Befana che è stata carina. E allora se... anche quelli dei nonni, se li mettiamo insieme. Mamma mia, stasera ragazzi, quando arriveranno anche i nonni e la zia, avremo la casa piena di cioccolato. La chiameremo la casa del cioccolato, la nostra abitazione. Allora, ascoltatemi un secondo, bimbe, solo un secondo. Posso assentarmi un attimo? C'è suo papà che riposa anche lui, perché stamattina è andato a lavorare presto. Posso andare un attimo in pasticceria se lo chiude e poi torno subito? Vediamo un po' queste bamboline. Che carine. Vediamo. Posso giocare con le... E la Barbie... salute! Barbie. Non devi camminare, scappa. Barbie. E la Barbie Chelsea, fa vedere la tua, Vanessina. Bella, amore. Ciao, ciao, bamboline. Dai, allora io vado un attimino, bimbe. A few moments later. Allora, sono tornata. State guardando un cartone animato. Bravissime. Fatemi vedere un po' che cosa vi siete mangiate. Qui vedo una carta di un cioccolato. Hai aperto anche l'ovetto Kinder, amore? No. Ecco la sorpresa? La sorpresa dell'altra casa. Io andavo a non ti piace? Non avevo voglia di questo. Non avevi voglia. Io avrei fatto questo. Avete fatto proprio un vero e proprio banchetto qui, eh? Allora, adesso la mamma finisce di lavorare, ok? Poi ci vuoi giocare a nascondino? Sì, giochiamo a nascondino. Sì. Ma, vabbè. E niente, finite di guardare un cartone che dobbiamo fare i compiti, perché tra pochissimi giorni si torna a scuola. A few moments later. Bambine, voi non avete capito una cosa. Vanessa e Anastasia, stavo mettendo le clip sul computer per lavorare. Venite a vedere cosa ho scoperto. Vane, corri. No, vabbè, ma voi non potete capire. Anastasia, è venuta la Befana mentre dormivi. Anastasia, ma si è registrata. Non ho capito, non so come possa essere successo. Ma io sono qua. Thank you.
Perché la taverna secondo me era... Magari ha lasciato la scopa qua. No, io non credo, sai. Eccola. No, sì, quella forse. No, perché io sono andata giù prima e non ho trovato niente, Anastasia. No. Comunque niente, no amore. Ma è vero, se no poi che mi ha fatto andarsi. Infatti, no, è impossibile. Come ha fatto la telecamera a metterla là? Magari... Io... Attenta amore, io stamattina ho fatto un video mentre tu dormivi che salutavo i ragazzi e dicevo buona Befana a tutti. Poi ho appoggiato la telecamera sul davanzale della finestra lì in sala e secondo me l'ho dimenticata accesa, hai capito? Allora, magari... E quindi la ripresa. Ma in mattina la Befana... Amore, aveva troppi giri da fare, è arrivata un po' tardino da noi. Infatti stamattina presto tu non hai trovata la calza. A parte che tu la cercavi sul divano. Io te l'avevo detto che sul divano non le lascia le calze, che le lascia solitamente dove c'è l'albero di Natale. Ma praticamente dopo magari lei è tornata. Sì. Mentre noi eravamo su. E magari dopo proviamo a vedere se c'è la scopa. Magari poi ha lasciato qualcosa, o magari ha aperto qualcosa e vediamo da dove è entrata. Non è che la Befana prima è arrivata, ma adesso quando ha preso le carte magari lei aveva messo qualcosa di là. Vuoi andare a vedere? Dove? Dove amore? No, qua non c'è niente. No amore. Qui c'erano le calze. Qui c'erano le calze, sì. Guarda! Cosa? Un po' di capelli. Caspita! Caspiterina! Ha perso un ciuffo di capelli, la Befana! Io ho visto anche le video che ce l'aveva marrone. Sì, ma sono i suoi allora! Magari ce li hanno fatti per farti capire una cosa. Che era passata, perché lei non sapeva che c'era la telecamera accesa, sì, quindi non poteva sapere che noi allora, l'avevamo ripresa. La telecamera era qua. Sì. Non l'hai messa qua te? No, forse là, sul davanzale della finestra, qua. Sì, sul davanzale della finestra. Ma allora tutte le case come fanno a entrare? Non so, amore, questo è un mistero. Ma chi sa il gatto? Boh, magari il gatto l'ha vista. Però dobbiamo vedere di nuovo del video se il gatto si vede. Perché magari lei qua. Non mi sembra che si vede il gatto. Si vede te, hai visto che ci sei te sul divano che dormi? Esatto, eri proprio così. Sì, proprio uguale. E lei così invece? Come? Fammi vedere. Cosa? Cosa? Ancora? E che cavolo, sta Befanina però, è uscita da qua calva praticamente. Altri capelli ci sono. Sì, no. Poverina, ha perso i capelli. Non è che ha visto il gatto, si è spaventata e ha perso i capelli. Magari no, questi magari sono nostri, ma quelli proprio pelosi no. No, e così guardate, pelosi, è così. No, lui... Così. Così Ani, perché io non ho visto bene. Guardate, guardate il casino, ragazzi, ma stavano giocando a farla mezza. Qua c'è la cazza. Sì, fammi vedere. Magari lei ha visto la telecamera e allora ha fatto. O forse sa che noi facciamo i video e quindi sa che c'è una telecamera accesa. Mi ha messo nelle calze. Ma ha salutato, io non l'ho visto. Vediamo quelle tracce, ma vediamo anche se andiamo giù in tavella se ha lasciato qualcosa. Adesso amore, però ascoltami, vai a cambiarti. Poi tanto in taverna ci dobbiamo andare a mangiare stasera, dai. Guardi. Voi stai guardando se ci sono le tracce per terra. Sono i capelli, i suoi sono marroni tipo ricciolini. Tipo ricciolini? Cosa vuole essere? Tranquilla amore, non ti preoccupare che adesso la Befana è andata. Senti, adesso io vado a preparare le crespelle per stasera. Voi vi cambiate, finite di giocare e poi vi cambiate, ok amore? Sei curiosa? Venite ragazzi. Dove? Guardiamo se... Dove? Magari adesso ripassa qua, magari... Amore, ma insomma, è passato tanto tempo da stamattina adesso, Non ma io proprio dormivo. Dormivi benissimo, lei è stata molto silenziosa, vero? Però dalla taverna non è che ha visto il fuoco e ha detto oh che bello e l'ha toccato con le mani. Magari tu dovresti fare l'investigatrice privata da grande, Vuoi andare a vedere se ci sono le sue impronte digitali sul furgone, amore? Amore, dai, guardate ragazzi, nel giardino. Cosa c'è nel giardino? Nelle sue foglie secche. Dai ragazzi, dai Ani, guardate, da che tra un po' arrivano i nonni.
C'è un filo. Ma ragazzi, come ho visto il cancello aperto, poi cosa ha detto? Ma lo lasciano aperto. Ma infatti, secondo me, non ha avuto molto difficoltà ad entrare in casa. C'era il cancello aperto. Va bene, amore, vado a preparare che tra un po' arrivano i nonni con altre calze, probabilmente. Sì. One eternity later. Allora, sono arrivati i nonni e la zia Claudia. Ciao nonna Elisa! Buon anno a tutti! Beh, buona Befana! Buona Befana, vabbè, siamo nell'anno nuovo, certo. E quindi oggi siamo qua. La prima Befana è qui! La seconda sono io. Ciao! Ok, dai, aprite le calze che sono arrivate, mi fate vedere, queste sono di Minnie. Ancora! Ancora, ma guarda che nelle calze si trovano... Ma nelle calze si trovano sempre le stesse cose. Penso che c'è anche una sorpresa, Ah sì? Guarda. Magari. E Minnie. Questo! Cos'è, amore? Fa vedere? Un giochino? Ah, una ventosa? Vai, Avane, apri gli altri. Apri quella delle loro. Oh! Cosa? Le mu, buone! Che bontà! Poi passeranno tutte a te. Abbiamo una cesta piena. L'ovetto della Lolle! E infine altri biscotti e l'ovetto, bene! Poi c'è una contro te. Quello dei me contro te e poi basta, eh! Che cosa troviamo? Marshmallow. I marshmallow dei me contro te, piccini! Mamma mia! Cosa c'è? Le gelée? Era belle! Chi è, amore? Finalmente un po' di carbone! E certo! Adesso non è stata tanto brava! Ma mi sa che anche Anastasia! Buone le barrette, quelle che piacciono a te. Abbiamo le merende da portare a scuola, Ma io me le mangio domani mattina. Vabbè, dai. Anch'io. Ok. Aspetta, ma le confuse. Sì, le abbiamo viste. E tu chi hai, Sofì? Bene, tu invece hai Kira, Orei? Lei, Kira. Kira? Ok, ragazzi, abbiamo aperto tantissime calze. Siete state contente? Sì. Abbiamo anche visto la Befana, mamma mia. Allora, quindi concludiamo il video della Befana qui. Ciao anche con la nonna Elisa. Ciao. Se il video vi è piaciuto, mettete il canale, attivate la campanella e lasciate un like.